Grazie, Sorbetti. Non si può riassumere con i numeri l'esperienza vissuta dagli oltre 7.000 ragazzi che in un caloroso palazzetto dello sport hanno celebrato speranza e gioia di vivere attorno al Vescovo di Verona, Monsignor Giuseppe Zenti. Il meeting, giunto quest'anno alla 39esima edizione, è una di quelle occasioni che stupiscono sempre, nonostante gli anni passino e i volti e i ragazzi siano, seppur nelle diversità, sempre gli stessi. Sono volti di adolescenti che, grazie alle proposte del centro di pastorale di Casa Serena, vivono un'esperienza di condivisione attorno alla figura di Gesù. Tra gli ingredienti fondanti questa esperienza ci sono sacerdoti, religiosi e laici che 365 giorni all'anno lavorano per e con loro. Beh, innanzitutto che siamo al meeting tanto atteso dopo un anno di preparazione e questo è il frutto che raccogliamo dopo incontri, incontri, incontri pensati per preparare il meeting. Cosa ci fa la Francesca nel gruppo della casa? Come ci è capitata? Perché? Bella domanda, beh, innanzitutto un desiderio di condividere del tempo a servizio degli adolescenti con uno sguardo un po' più grande e diocesano, non solo parrocchiale. E il gruppo di Casa Serena appunto ha lo scopo di trovarsi e raccogliere le varie esperienze da parte di tanti ragazzi delle diverse parrocchie della diocesi e di mettere il proprio servizio a frutto della diocesi e quindi di raccontare un po' quello che è il nostro vissuto di chiesa e di esperienza proprio singola, perché anche gli adolescenti o le parrocchie più distanti, più lontane, possano sentirsi in comunione e quindi vicine. Quest'anno il Vescovo ha voluto essere presente a tutta la mattinata per vivere intensamente con loro, come ha ricordato nell'omelia, un momento di proposta forte. In questo grande cammino, come per i discepoli di Emmaus, abbiamo Gesù, che è il crocifisso, è il risorto, che cammina con noi. Lui è la speranza. Essendo Gesù la speranza, come persona è la persona fatta speranza, ovviamente, si trova benissimo sintonizzato con voi, cari giovani. Il giovane è per sua natura l'icona della speranza. C'è l'apertura sul futuro. La vita ce l'avete tutta davanti. Che fortuna. Allora, per forza deve essere aperta la speranza. E come si fa a vivere nella speranza senza incrociare e magari avere per mano colui che è la fonte della speranza, perché è la speranza personificata? Tenete presente un fatto, che la speranza che è Gesù è speranza perché è presente ed è anche futuro. L'unica persona che ha queste due dimensioni simultanee è proprio Gesù.